appurato che nella nostra comunità montana l'assemblea e il direttivo sono stati nominati seguendo i criteri della nuova legge regionale, che rende più diretta la rappresentanza e la responsabilità dei comuni all'interno di tale ente, richiedendo la partecipazione diretta del sindaco, o per scelta di questo, di un suo delegato. Ha realizzato che, vista la situazione politico-amministrativa e la relativa maggioranza nei comuni e negli enti amministrativi superiori, conseguendo all'ultima tornata elettorale, si è creata una condizione favorevole per raggiungere in tempi rapidi gli obiettivi che questo comune si prefigge. Viste le dichiarazioni rese tramite gli organi di stampa da parte di rappresentanti della maggioranza, dal rappresentante delegato in seno alla comunità montana e da assessori della giunta comunale sull'appoggio e sul relativo voto di preferenza da dare ai candidati alla presidenza di tale ente, dichiarazioni concordanti sempre sul dare l'appoggio a un candidato del PDL, accertato che a seguito di un confronto all'interno del gruppo del PDL è stato presentato alla votazione per la presidenza della comunità montana un solo candidato da parte di tale gruppo, verificato che al momento della votazione per eleggere il presidente della comunità montana il rappresentante del comune di Barzio si è allontanato dall'aula per non partecipare al voto, si chiede alla signoria vostra di chiarire alla cittadinanza di Barzio quali siano stati i motivi che hanno portato a tali decisioni e comportamenti, quale sia la posizione che Barzio intende ricoprire negli enti superiori e nei confronti delle amministrazioni comunali del nostro territorio, come abbia intenzione di perseguire in tali sedi il raggiungimento degli obiettivi che questa maggioranza ha inserito come prioritari nel suo programma amministrativo. In occasione si portano di sul punto 1, chiarire alla cittadinanza quali sono i motivi che hanno portato il rappresentante di Barzio a allontanarsi dalla Roma. Faccio tutta la storia. Come è apparsa la stampa locale e come peraltro noto tutti coloro che frequentano l'agone politico locale, è subito apparso chiaro alla pubblica opinione che all'interno del PDL, Partito della Libertà Provinciale, così come in quello nazionale, vi si trovano diverse anime politiche che nella loro schietta democratica ed elettica interna tendono a conquistare posti di dominio politico amministrativo e a sovrapporsi le une alle altre. Che proprio in tal senso la vigilia della convocazione della comunità montana, gli schieramenti interni al PDL, nell'ottica descritta sopra, manifestavano le loro opinioni in forma pubblica, vivacizzando in tal modo il dibattito interno al PDL e non solo. In questo contesto, prima, da contatti verbali con il Presidente uscente Alberto Denti, veniva proposto a Barzio il coinvolgimento, nel caso di sostegno ovviamente alla sua candidatura, con un non precisato ruolo. Poi emergeva la candidatura in capo alla verità del Comune di Trovi Magni, che, nel caso di sostegno alla sua candidatura, proponeva alla rappresentante di Barzio il ruolo di assessore all'interno del Consiglio Direttivo. Il sottoscritto, cioè io, contattava la segretaria provinciale del PDL per tentare di comprendere quale fosse il ruolo all'interno delle candidature che nel tempo erano messe. Da questi contatti emergeva palesemente l'esistenza di diverse anime all'interno del partito e l'obiettivo impegno della segreteria di tenerlo unito, palesando comunque l'opinione a sostegno della candidatura Magni. Il sottoscritto contattava anche diversi sindaci facenti parte della comunità. Da questi contatti emergeva chiaramente come il sostegno alla candidatura Magni non fosse un sostegno riferito ad un solo partito, il PDL, ma raccoglieva anche altre adesioni presso sindaci delegati facenti riferimento ad altre forze politiche. Le linee programmatiche della rappresentante comune di Trovi Magni, esposte durante gli incontri verbali, erano più vicine al pensiero agli obiettivi riportati nel programma elettorale della nuova Barzio. Il rappresentante comune di Trovi Magni, qualche giorno prima della presentazione delle candidature, con pubbliche dichiarazioni, spirito di unità, non forzava la mano e non andava al fronte dell'assemblea comunitaria, non presentava alcuna lista. La sera di giovedì 10 settembre, al momento della votazione per l'elezione del presidente, l'uscita dall'aula del rappresentante di Barzio è stata sì strumentale, ma per far capire con gesto simbolico che l'unanimismo che il candidato presidente Alberto Denti cercava non l'avrebbe potuto riscontrare e per dimostrare che all'interno del dibattito futuro dal punto di vista politico Barzio non può essere considerata alla stessa
o il tassello che manca per far parlare del cerchio, o comunque come soggetto sempre disponibile da parlare di situazioni non sbattute. Vedi l'inaugurazione Sacra Destra anche il sabato 8 agosto 2009. Il comportamento del nostro rappresentante della Padre Chiesa darà comunque i suoi frutti, in quanto per l'elezione del tuo vicepresidente dell'Assemblea lo stesso veniva eletto. Pertanto Bartra, rappresentante insieme all'Assemblea Comunitaria, non dà della Comunità, non dà dal vicepresidente Matteo Borghetti. E sono sicuro dell'ottimo lavoro che adesso svolgerà e ha già dimostrato di saper svolgere con la sua dedizione, passione e competenza. La dimostrazione di quanto pronunciato del decreto veniva infine palesemente percepita dal pubblico dei rappresentanti dei comuni in sala la sera del 10 settembre, quando il presidente eletto manifestava un proprio disappunto stizzito, probabilmente per la mancata elezione plenaria. Se lo stesso, come richiesto quella sera, avesse impostato la sua candidatura con l'apertura di un dibattito, prima dell'assemblea o sostanzialmente della stessa, e inoltre ricercato politicamente un maggior coinvolgimento, probabilmente sarebbe stato eletto per acclamazione e non altro. La posizione di Barza è quella dell'amministrazione comunale del nostro territorio e di enti superiori. Devono considerare Barza con la stessa dignità politica, amministrativa, socio-economica che manifestano per gli altri e per il rispetto che ci devono. La sensazione di questa considerazione, di questo rispetto, l'ho percepita di più fuori provincia, soprattutto nelle fasi preliminari, hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo di programma, poi siglato presso la sede della Comunità Montana Barza il 29 settembre 2009. Localmente questa percezione di considerazione e rispetto non l'ho ancora registrata. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, l'amministrazione comunale dei comuni vicini gli attuali enti superiori si aspettava un altro esito dal voto di Barza. Questo esito ha fatto saltare piani e programmi forse già prestabiliti. Con questo esito il futuro di Barza sarà disegnato solo e soltanto dal Consiglio Comunale, non da altri comuni, non da altri enti, non da società o funzionari di altre amministrazioni e nemmeno dai partiti politici o dalle correnti di questi partiti. Mi auguro che tutti presto ne prendano atto e consigliano la nostra comunità e il Consiglio Comunale eletto con la dignità politica e amministrativa che si mette. L'azione intrapresa, così come destina il primo paragrafo del punto 2, ovvero l'accordo di programma firmato, penso che sia la migliore risposta interpellante e dalla nostra azione sul percorso che intendiamo attuare per ridare al nostro paese quel ruolo del protagonista che si merita nello scenario locale, provinciale e regionale. L'azione compiuta con la sottoscrizione dell'accordo di programma firmato in Comunità Montana lo scorso 29 settembre 2009 ne è una seconda risposta su come intendiamo perseguirlo su questo cammino, teso a ridare a Barza la dignità e il ruolo che si merita. Opponendoci il 29 settembre 2009 all'inclusione del prolungamento della funivia Barza Bobbio sul piano di Fasturo, non solo abbiamo fedelmente interpretato una manifestata espressione popolare sancita con il risultato della consultazione referendaria del 1999, ma ritengo anche con la condivisione di tutto il mio gruppo di aver perseguito l'obiettivo di porre in essere un'intelligente difesa dell'ambiente, bene primario e ripetibile sarà il nostro futuro, vedi il programma della nuova Barza, aver suscitato negli enti superiori e nei comuni vicini una maggiore sensibilità ai problemi degli operatori turistici, vedi sempre il programma della nuova Barza, aver contribuito a fare quindi agli enti superiori e nei comuni vicini una maggiore consapevolezza sul fatto che il territorio, bene primario universale, non può essere continuamente violato dalla mano dell'uomo con iniziative, progetti e interventi che mirano la sua integrità, vedi i recenti danni a Messina. Concetto questo che si diffonde sempre di più nella politica nazionale globale, a prescindere dalle appartenenze partitiche. Con la Comunità Montana, suo presidente, i rapporti sono ottimi. Abbiamo in corso progetti condivisi, come il prolungamento della pista ciclabile e la sistemazione della baita del Mantriano in Puglia. Per l'occasione voglio pubblicamente manifestare che l'amministrazione di Barza è disponibile a qualsiasi discussione su proposte che mirino al bene dell'intera comunità barzese della Valle, purché il nostro coinvolgimento in questa discussione sia guidato da uno spirito senza pregiudizi circa l'appartenenza di uno schieramento politico piuttosto che un altro. La nostra lista civica è una lista civica fondata sull'entusiasmo e sulla voglia di operare per il bene comune dei nostri cittadini e in quanto tale aperta ad ogni qualsiasi progetto.